Ciao ragazzi, oggi siamo a Santissima Trinità in Val di Lasi, e quello è Cariga, e sotto dall'altra parte c'è Badia. Da quella strada lì si arriva e andremo a fare la discesa Cavalieri, che prende questo nome dalla contrada da cui parte. È una discesa molto carina, una prima parte più guidata in mezzo al bosco, la seconda un po' più tecnica, un po' più impegnativa. Andiamo! Ok, qui teniamo la destra. Se andiamo di qua a sinistra si va tipo verso la strada che porta a San Mauro. Facciamo un breve trasferimento. Questa è contrada Cavalieri. Qua saliamo qui a sinistra, questo sentierino. Carrega. Bene, qui comincia la discesa. Zona qui in autunno inverno è ricoperta interamente di foglie. Guardate, questa è la parte più, diciamo, suggestiva. Guardate che bel bosco che c'è. Andiamo a scendere. Attraversiamo qua il torrente. Breve trasferimento. Trasferimento, tutta la parte pedalata. E qua ricominciamo a guidare. Come vedete siamo a maggio e per terra c'è ancora pieno di foglie, quindi figuratevi in autunno.
tagliare. Poi se volete fermarvi a fare un picnic. Bene, ok, adesso a questo punto ci sono due scelte. Allora, di qua si prosegue, il sentiero è tutto così, bello scorrevole, bello battuto. Questa invece, diciamo, è una parte un po' più tecnica, ci sono dei bei gradoni, delle rocce e un po' più difficile. Noi chiaramente, beh, facciamo questa qua a destra. Come vedete ci sono anche più scelte su quale linea prendere. Sentiamo qua, chiusetto. Io sono rimasto tutto a destra, ma volendo si poteva stare anche a sinistra. Ok, adesso volendo anche qua ci sono due scelte. Qui proseguiamo sempre su un sentiero più battuto, di qua invece è ancora un po' più tecnica. Comunque arrivano, questo qua si ricongiunge al sentiero di prima, questo arriva un po' dopo e comunque siamo quasi arrivati giù in fondo, insomma. E proviamo a fare questo qua di destra sperando che non sia troppo sporco, diciamo. Questo qua è sempre pulito, sempre battuto. Vediamo questo com'è. Ecco, cominciamo bene, eravamo in mezzo ai raggi. Allora giriamo di qua a sinistra. Sembra abbastanza pulita. Pulita, per modo di dire. Bello pendente, bello ripido. Ok. Qua prendiamo la destra. Ok, siamo giù in fondo. Perfetto. Andiamo giù dritti. Volendo, di sopra si poteva andare giù verso destra, si sta più alti, c'è un percorso, c'è un po' sali e scendi che resta alto, diciamo. Invece qua scendiamo giù verso l'abitato, insomma. Bene, eccoci arrivati alla strada, giù di là si prosegue verso insomma, la provinciale, che va su verso Giazza, insomma. E di qua invece si resta più alti se si vuole tornare verso in su. Bene, ciao!